Ciao ragazzi, sono Lisa Migliorini e oggi sono qui insieme a Garmin per il progetto Corro Donna. E oggi vorrei parlarvi di un allenamento da impostare su Garmin per mantenere il metabolismo alto o innalzarlo, quindi per sprecare più grassi. Innanzitutto bisogna rimanere in zona 1 e 2 e per farlo bisogna prima impostare la zona anaerobica, che si fa 220 meno l'età. Una volta trovata la soglia anaerobica, attraverso l'app Garmin Connect Mobile si inserisce il valore trovato e poi ci pensa Garmin Connect a trovare tutte le zone da 1 a 5. Tra le schermate dell'orologio c'è proprio quella relativa alla frequenza cardiaca, in modo tale da tenere sotto controllo la zona cardio in cui stiamo lavorando durante tutto l'arco dell'allenamento. Si possono impostare le fasi di riscaldamento, allenamento ed affaticamento e addirittura la fase cardio in cui si vuole lavorare durante tutto l'arco dell'allenamento. L'orologio ci darà degli allarmi sonori e vibrati per avvisarci se stiamo lavorando all'interno della zona cardio che abbiamo impostato. Per andare ad eseguirlo dobbiamo entrare nella schermata allenamenti del nuovo 4Runner 45.